sommario di questa settimana. Lavoro, la CISL propone una Lisbona per l'Emilia Romagna, un patto di legislatura tra sindacato, regione, imprese e banche per riqualificare il tessuto produttivo con obiettivi chiari e misurabili. Scadenze fiscali, iniziate presso tutte le sedi provinciali dei CAF CISL dell'Emilia Romagna, la prenotazione per la compilazione della dichiarazione dei redditi. Giovani, continuo con successo, la rassegna musicale organizzata dalla CISL all'X-Ray Pub di Forlì. Salve e ben ritrovati per questa nuova puntata di informazioni sindacali, dopo carico settimanale a cura della CISL Emilia Romagna con notizie dal mondo del lavoro. Apriamo la trasmissione di oggi con la proposta della CISL di una sorta di Lisbona per l'Emilia Romagna, cioè un patto di legislatura tra sindacato, regione, imprese e banche per riqualificare il tessuto produttivo con obiettivi chiari e misurabili. È quanto avanzato da Piero Ragazzini, riconfermato segretario generale della CISL Emiliano-Romagnola nel recente congresso svolto a Torre Pedrera per rispondere alla crisi che sta investendo anche la nostra regione. Ma vediamo il servizio che abbiamo preparato in merito e che prego la regia di mettere in onda. Si è svolto a Torre Pedrera, Rimini, il 10° congresso regionale alla presenza del leader della CISL Raffaele Bonanni e dei 216 delegati in rappresentanza dei 315.122 iscritti tra i lavoratori e i pensionati della regione. Un congresso che ha cercato di formulare proposte per uscire dalla crisi e ricostruire un clima di fiducia verso il futuro, con grande attenzione alle lavoratrici e agli immigrati e un respiro europeo volto a superare i localismi. Per me è una soddisfazione compartire opinioni con i compagni della CISL. Abbiamo visto che i problemi che colpiscono l'Emilia Romagna sono molto simili a quelli che colpiscono il paese valenziano, perdita di impiego e mancanza di coperture sociali per chi perde l'impiego. E crediamo che il movimento dei lavoratori debba essere presente, che la voce dei lavoratori debba essere ascoltata e nelle riunioni che stanno cercando di trovare soluzioni alla crisi globale, e per questo ci stiamo organizzando già con una grossa manifestazione nel mese di maggio, proprio per reclamare che la voce dei lavoratori venga ascoltata e rifiutare che proprio coloro che hanno causato questa crisi si riuniscono tra di loro proponendo le stesse ricette senza ascoltare invece la voce dei lavoratori. Per uscire dalla crisi che colpisce anche l'Emilia Romagna, la CISL propone una Lisbona per l'Emilia Romagna, un patto di legislatura tra sindacato, regione, imprese e banche finalizzato al raggiungimento di una serie di obiettivi chiari e misurabili. L'impegno sicuramente è quello di provare a rilanciare l'economia per difendere l'occupazione. Il secondo impegno è quello di provare ad alzare il reddito dei lavoratori attraverso una battaglia all'evasione fiscale e presentando una piattaforma per far pagare le tasse a tutti per pagare meno. Inoltre con la regione vorremmo provare, come abbiamo detto in questi giorni di congresso, a fare un patto che abbiamo chiamato un patto di Lisbona, per vedere di realizzare investimenti per la ricerca, investimenti sulla formazione professionale, investimenti per rafforzare la nostra piccola e media impresa. Insomma, un sindacato che fa della partecipazione, della responsabilità i due temi dominanti. Quindi a partire da domani vorremmo realizzare nella nostra regione un momento più avanzato di lavoro con le istituzioni. Naturalmente in queste ore stiamo provando anche a riallacciare i rapporti unitari con la CGIL e la UIL, perché almeno a livello regionale su questi temi proviamo a lavorare insieme. L'INAS è il patronato della CISL. Da più di 50 anni si occupa di una serie di tematiche riguardanti la tutela e l'assistenza per i cittadini, in quanto servizio che offre questa attività al pubblico, ma anche ai singoli iscritti della CISL stessa. Accanto ad attività tradizionali tipiche del patronato, quali la tutela di natura previdenziale, assicurativa e antinfortunistica, e la tutela dei lavoratori del pubblico impiego per quanto riguarda la gestione dei propri fascicoli previdenziali, ultimamente il patronato si è occupato anche di nuove tematiche, quali per esempio quelle riguardanti il rinnovo del permesso di soggiorno per i lavoratori immigrati. Invito appunto la cittadinanza e gli iscritti a rivolgersi ai nostri sportelli, convinto che i nostri operatori saranno disponibili e pronti dal punto di vista professionale a rispondere alle diverse esigenze.
Continuiamo parlando di Enrico Giusti e Pierfranco Ravaglia, due dirigenti sindacali che ci hanno lasciato, ma la cui memoria è viva, come dimostra il commosso ricordo che ne è stato fatto nel corso del congresso regionale della CISL. In occasione della chiusura del 10° congresso regionale della CISL Emilia Romagna, insieme alla CISL Emilia Romagna e all'ISCOS abbiamo voluto ricordare due figure importanti del sindacato e della cooperazione internazionale della CISL. Enrico Giusti, fondatore dell'ISCOS Emilia Romagna e sindacalista della CISL, e Pierfranco Ravaglia, segretario regionale della CISL Emilia Romagna durante molti anni. Due figure importanti della nostra storia che hanno costruito molto e i cui lavoro ancora sta portando frutti per questo sindacato, e ci impegniamo quindi non solamente a ricordarli ma anche concretamente, attivamente, a portare avanti tutti i valori e le azioni che hanno messo in piedi queste due grandi personalità della nostra storia e del nostro sindacato. Parliamo ora di scadenze fiscali con le prenotazioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi relativi al 2008 che sono iniziate presso tutte le sedi provinciali dei CAF CISL dell'Emilia Romagna. I centri autorizzati di assistenza fiscale presenti presso tutte le sedi territoriali della CISL in Emilia Romagna informano che sono pronti ad accogliervi con gentilezza e professionalità per compilare la vostra dichiarazione dei redditi e per rispondere ad ogni vostra specifica esigenza. Ai CAF CISL potete inoltre rivolgervi per dichiarazioni bollettini ICI, dichiarazioni ISE e ISEE, certificazione RED, pratiche e ristrutturazione edilizia, certificati secondo la norma ISO 9001 del 2000. Cogliamo l'occasione per informarvi che presso il centro servizi CISL è attivo anche il servizio di assistenza ai datori di lavoro domestico, un servizio istituito per rispondere alle esigenze di quelle famiglie che risultano essere datori di lavoro, avendo attivato un rapporto di lavoro con collaboratrici e collaboratori per l'assistenza domiciliare dei propri familiari o per lavori domestici generici. Presso le strutture CISL sono già iniziate le prenotazioni per la dichiarazione dei redditi 2009 redditi 2008. Quindi tutti i contribuenti interessati possono rivolgersi alle proprie strutture del territorio per avere informazioni più precise. Cambiamo argomento e parliamo ora della rassegna musicale organizzata a Forlì dalla CISL in collaborazione con l'X-Ray Pub, che continua con successo ogni settimana a dare l'opportunità di esibirsi a nuovi gruppi musicali. Continua la manifestazione che come FISTL CISL regionale stiamo organizzando all'X-Ray di Forlì, manifestazione musicale, e mercoledì 29 abbiamo l'ultima serata di qualificazione. Anche mercoledì avremo quattro gruppi che si esibiranno per arrivare poi il primo che vincerà, che si classificherà quella sera, per arrivare al 2 maggio, sabato 2 maggio, con una finale dove avremo la bellezza di sette gruppi che si contenderanno un montepremi di 2.500 euro. È una manifestazione, quella del 2, dove sarà ricca di musica, generi più diversi, ed è soprattutto il coronamento di un'iniziativa che come CISL ci ha portato in contatto, a poter colloquiare con tantissimi giovani in quest'ultimo mese e mezzo. Voltiamo ancora pagina e parliamo di consumatori con la Diconsum, che aderisce a questa campagna promossa dall'Unione Europea sull'utilizzo consapevole delle nuove tecnologie. Bene, con questo filmato termina l'odierna puntata di informazioni sindacali, ma prima di salutarci vi ricordo che potete vedere questa trasmissione anche sul canale 891 della piattaforma Sky e che è possibile scaricarla gratuitamente in streaming dal sito della CISL Emilia Romagna, che vedete in sovrimpressione. Grazie quindi di essere stati in nostra compagnia, appuntamento alla prossima settimana, naturalmente stesso giorno e stessa ora sulle frequenze di ATV. Arrivederci!